l'apertura delle attività nell'ambito del carnevale. Queste attività, che sono state preparate con il concorso attivo degli insegnanti e anche con la partecipazione diretta degli alunni della scuola media Bonsignore, mirano a far sempre socializzare gli alunni, ad impegnarli anche in attività manipolative, in attività anche creative e in attività operative. Lavorano assieme i ragazzi, scoprendo anche contenuti culturali nell'ambito del carnevale, contenuti di un certo valore anche sociologico, di un certo valore pedagogico e di un certo valore socializzante, come dicevo. Lavorano assieme i miei ragazzi e dimostrano tanto impegno, anche perché pilotati da insegnanti all'altezza di ogni situazione e capaci anche di fare scuola laboratorio. Infatti noi miriamo a trasformare la scuola del dire in una scuola del fare. Vero, ci sacrifichiamo tanto perché abbiamo bisogno di tante strutture adeguate, pratichiamo l'arte dell'arrangiarci, ci sappiamo arrangiare bene, vogliamo effettivamente rinnovare un discorso pedagogico e didattico, ci stiamo misurando con la realtà indicata, con la realtà della scuola media Bonsignore, scopriamo ogni angolino e lo trasformiamo in angolo laboratorio. Miriamo veramente a farla diventare questa scuola, scuola del fare, come ho detto, e infatti in cantiere abbiamo tante e tante proposte, anche deliberate dagli organi collegiali, per andare ad attivare il laboratorio di ceramica, il laboratorio anche di modellistica, per andare ad attivare un laboratorio di editoria e stampa del giornalino di istituto, un laboratorio fotografico. Miriamo e puntiamo tanto su quelle che sono le nostre professionalità artigianali e anche professionalità a livello di hobby. Molti insegnanti praticano certi hobby e li trasformano praticamente in attività professionistica all'interno della scuola. Oggi abbiamo preparato questo epilogo, che dicevo praticamente è stato deliberato dagli organi collegiali, queste attività parascolastiche nell'ambito del carnevale insieme a tutte le altre contemplate nel PEI, nel progetto educativo d'istituto, e abbiamo pensato con il concorso anche della scuola elementare, con la scuola di aggregazione nostra, il secondo circolo didattico, ma anche con altri circoli didattici, ad un tema che fosse unico, portato avanti assieme. E il tema è proprio la scuola fantasma, con un punto interrogativo. Ebbene, attorno a questo tema ruotano mille e mille problemi. Ma che significa scuola fantasma? Una scuola che possibilmente naviga nell'evanescenza? No. Una scuola fantasma nel senso che effettivamente questa scuola è lasciata da sola un pochettino e non è attentata veramente direttamente dalle istituzioni, che dimostrano scarsa attenzione, come dicevo, per la scuola, ma nonostante ciò noi praticamente miriamo con un concorso sinergico che è fatto di energie, di idee, di sacrificio e roba varia, a veramente muovere le istituzioni. Abbiamo creato gli acchiappa fantasmi che effettivamente devono imporre praticamente un aiuto alla scuola in tutte le direzioni per una crescita sempre maggiore e sempre toccante nel senso che si può effettivamente vedere come risultato una crescita della personalità dei miei discenti in toto e in tutte le direzioni. Una crescita della professionalità che vorrei essere praticamente crescita della personalità nella direzione della socializzazione, nella direzione della fratellanza, nella direzione anche di una cooperazione attiva, la crescita della personalità verso obiettivi che sono praticamente impegno, che sono legalità, che sono praticamente anche obiettivi di civiltà. Infatti miriamo praticamente a far crescere questi giovani virtuosi perché possono essere trattenuti degnamente nella società degli adulti a cui appartiranno per qualche anno. Non è che una foto per te. Bambine. Pronto Riccardo. Applausi.
Non c'è stare un attimo. Mi volevo un elastico. Come ha tirato a parlare? Perché tu hai perfetto. Ma chi ti ha rubato? Levo, ti avevo trovato, ti avevo dato quei vecchietti. Non ti puoi mangiare.
Ciao. Ciao, Rogerio. Sì. Oggi non potevo confiare. Girato quello di dietro a Pitruzzo. Basta, basta. Professore, un saluto alla scuola Bonsignore. Grazie, non mancherà. Ci ricordiamo sempre di lei. Molto gentile a te. Andiamo. Arrivederci. Giuseppe, lo sai c'è qualche buca da arrere? Fammelo sapere, eh. E me lo metto in questo muretto? Ecco, fratello. Va bene.
già mi sa che ci blocchiamo con questo carro, eh? È stato fatto troppo largo, deve essere un pochino più stretto. Creerà dei problemi. Ecco il signor Brunelli. Fate spazio, fate spazio, permesso. Mamma mia, quanto sei brutto, Gesù mio. Mamma mia, quando siete brutti. Quanto siete brutte, quanto siete brutte. Mamma mia, che schifo. Che schifo. Ma che vi siete messi in faccia? La diarrea del fratellino piccolo? Come sono le Simonelli? Buongiorno.
appunto qua il grande palazzo. Dura per fare che questo e c'è mamma su un vicino. Ciao buon signore Giumarella, quanto sono? Giumarella non lo so. Buon signore? Tutte e due? No. Tutta la sfilata minuto per minuto sta facendo. Sta cercando di farlo bene. Buono. Buono, dice che c'era un castello, non è? Questo è pure a mia per lui. Che possiamo fare? Il tema è la mancanza di istituzione, giusto? Una gran bella cosa. Direttore, direttore di Vio Ferro, che ne pensa di questa manifestazione? Ma ritengo che sia una manifestazione innanzitutto ben riuscita, perché c'è la partecipazione di credo più di un migliaio di ragazzi tra gli alunni della scuola media e quelli delle scuole elementari del primo, secondo e terzo tipo di ragazzi. E poi è importante fondamentare il tema, per una volta non si è pensato ai tradizionali riti del carnevale con le maschere, rappresentando una maschera o un'altra, ma invece si è pensato a porre l'attenzione sulla carenza di istituzioni. In effetti è importante che i ragazzi sin da ora imparino a capire come in effetti ci sia una totale o comunque una grande assenza delle istituzioni, soprattutto nella nostra città, e grande merito va al preside della scuola Bonsignore, agli insegnanti e chiaramente anche ai direttori didattici degli altri circoli per aver reso così importante un tema di scottante attualità. Preside, anche lei qualcosina? No, ma io già praticamente sono stato intervistato da Videofaro per la scuola. Sì, questa è per la scuola. Noi in scuola facciamo tanto, come voi sapete. Gli operatori sono praticamente insegnanti della mia scuola e naturalmente non sarebbe nemmeno il caso che mi intervistasse. Miriamo tanto praticamente ad una crescita della personalità degli alunni in tutte le direzioni, anche attraverso le attività parascolastiche. Questa del carnevale è un'attività parascolastica che ha visto impegnati un po' tutti, docenti, alunni. Alunni che si sono posti bene praticamente nell'opera attività, anche perché guidati opportunamente e in maniera proficua e diligente e attenta dagli insegnanti. Hanno recepito e interiorizzato questo tema che si pone in termini di quesito, scuola fantasma, ma in termini provocatori, perché questo praticamente è una satira che noi portiamo in piazza. E la satira, come vi sapete, è fortemente educativa e fa da pungolo un po' a tutti. Da pungolo a noi docenti, perché dobbiamo sempre scoprire nuove strategie metodologiche, nuove, per affermare sempre di più e migliorare la nostra professionalità. Noi siamo scuola impegnata perché vogliamo che questa scuola sia veramente innovata in tutti i sensi e possa seguire il passo con la società. Siamo agenti di rinnovamento, lo vogliamo essere, e miriamo ad una scuola che sia scuola del fare, oltre che scuola del vivo, scuola operativa, scuola creativa, scuola scatenante di interessi anche attraverso attività gratificanti di questo tipo. Gli alunni hanno recepito? Hanno recepito questo messaggio? Gli alunni hanno recepito e interiorizzato il messaggio. Sono abbastanza maturi? Sono maturi, una maturità proporzionata praticamente alla loro età. Non dimentichiamoci che sono alunni che abbracciano la fascia della preadolescenza dagli 11 ai 14 anni, ma io sono fortemente contento di questi alunni che, guidati opportunamente, conservano sempre il loro stato di immaturità, perché è giusto che a questa età siano in un certo senso immaturi, ma noi gradualmente li portiamo a crescere, li aiutiamo a crescere, e loro sono attenti e hanno grande volontà di crescere verso grandi obiettivi, che sono quelli della cooperazione, quello del fare assieme, quello dell'impegno, quelli dell'interesse, e anche obiettivi grandi veramente, quali quelli della legalità, di un modo di fare praticamente che ha fratelli, e saranno impegnati questa scuola di base, la nostra, assieme al secondo circolo didattico, anche su un grande tema che porteremo in piazza con un concentramento qua in Piazza Progresso, che è il tema della pace. Il tema della pace che sarà fatto nell'ambito di una continuità educativa, sarà perseguito assieme dalla scuola di base. Anche una presa di coscienza?
Ma senz'altro. Dei problemi, no? Senz'altro. I ragazzini nostri devono prendere coscienza dei problemi che si vive nel sociale da parte di tutti e devono impegnarsi a fare la loro parte perché questi problemi vengono ad essere risolti con il concorso sinergico di tutti, compreso il concorso dei preadolescenti, degli alunni che devono crescere. Una domanda, secondo lei come accolgono i genitori dei ragazzi queste iniziative? I genitori sono stati attentissimi, hanno operato anche nella preparazione dei costumi, sono stati vicini a noi a scuola, hanno lavorato assieme a noi. Sono stati impegnatissimi e sono stati bravi. Bravi anche ai genitori. La ringrazio per questa domanda. Grazie. Signora, si giri con quel cappello. Scusate, ritiratevi la pancia che vi sto riprendendo. Io non ho mano anche. Ma dove vanno? Forse che li stanno leggendo del toro. E quelli rientrano? Non lo so. Noi andiamo adesso qua verso la sede. Era poco di piano per qua.
Davi! Davina! Non ci fa dire te, dai! Buona questa! No! Sto proprio un bambino! Sarà inclusa nel senso del dovere generale! Che differenza c'è tra te e San Giuseppe? Tra te e San Giuseppe, che differenza c'è?
persone vere. A bussare tutto proprio, forse. Ah, sfasciamo una scuola. E ora finire tutto così, però mi piace. Domani niente scuola, gioco domani a scuola. Guarda, oggi invece sei vacanza, ma fare vacanza pure domani. Ma che sei pazzo? Oh! Domani un riposo, no? Il riposo del riposo. Con l'altro vestito si indona, con l'altra maschera. Grazie.